used to live here. Scusa. Non parlo inglese. Tu parli francese? Oui, un peu. C'était la maison de ma grand-mère. Mia nonna. Ah, tu as vécu ici? Oui. Quand j'étais petit. Vivo qua. Anche tu sei dislocato? Sì. Anch'io sono dislocato. Come ti chiami? Nick. E tu? Mi chiamo Sheriff. Ciao. Ciao. We left for different reasons. But the cause is always the same. Oppression. And now these emptied homes are filling with the dispossessed of the earth. The dislocated, as we once were. Perhaps still are. Why do I want to talk about this? Why do I want to write about this? Because in his story, I see my own. Why did you leave? Why did you leave your home? Why? Adventure. Aventura. These walls. These ancient walls. Filled with memories. Filled with memories. What's wrong with me? I came back to remember something, and I can't remember why I came. Everyone is gone. Migrated. Gone. Sharif left his home at the age of 16 to try to find a new life. Instead, he found war, exiled, and forced migration. There were thousands forced from their homes as Libya was bombarded by American and European military might. Every year, thousands die on this unforgiving sea. This Red Sea, this Mare Rosso. Filled with blood. Meruf. Durante il viaggio per la Libia, siamo arrivati in una città chiamata Dirku. La vita lì è veramente difficile. Per cucinare, infatti, abbiamo dovuto bruciare i bidoni di plastica per l'acqua raccolti in Agadez. Dovevamo attraversare il deserto a piedi, risalendo dune di sabbia per chilometri e chilometri. Nel deserto, se viene il giorno, dici che non verrà mai la notte. Se viene la notte, dici che non verrà mai il giorno. Faceva caldissimo. Se viene il freddo, si muore. Quando je suis arrivé en Libye, je travaille pour un mois. Mais à Tripoli, le bombardement avait déjà pris de l'ampleur. Dès que la guerre a commencé, totalement down, des explosions, des bombes se faisaient toujours entendre. Un giorno, quando è caduta una bomba, sono morte molte persone. Poi è arrivata una macchina che li raccoglieva come se raccogliesse spazzatura. Li hanno presi, li hanno messi su una macchina tipo camion e li hanno portati nel deserto per buttarli là. Alcuni amici mi dicevano di ritornare in Senegal perché in Libia non si poteva più stare. Ma era troppo tardi.
gli aerei non partivano più, era tutto bloccato. L'unica strada per uscire era il mare. Il mare? E se gli aveva beaucoup di persone sul bateau? Plus de 400 personnes. Tout ensemble? Tout ensemble, les unes sur les autres, d'autres sur le toit et d'autres dans la suite du bateau. Dopo poco, la barca ha iniziato a imbarcare acqua. L'unica cosa che potevamo fare era quella di ritornare in Libia. Nous sommes retournés en Libye en entendant toujours les explosions des bombes. La décision. J'ai pris ma décision, celle de repartir. Je veux sortir de la Libye. Même si cela me coûtera la vie. 260 persone hanno ripreso a viaggiare nel mare. Ci hanno detto che se viaggiamo velocemente tutta la notte possiamo arrivare all'alba a Lampedusa. Ma è l'erreur ancora dans les eaux internationaux, mer rouge. Did you see a helicopter? Sì, e tutti pensavamo di essere salvi. Ma l'elicottero n'était pas par la gare côté italienne, il était libyen. Nous avons passé 14 jours dans mer rouge. La gente cominciava ad avere fame e sete. Era iniziata la sofferenza. Dove ero seduto c'era un vecchio che poteva essere anche mio padre. Ad un certo punto si è tuffato in mare, vedendo che tanti si bagnavano gettandosi dalla barca per il caldo. Poi non è riuscito più a risalire e io ho urlato per salvarlo, ho gridato. Nessuno l'ha aiutato? No, è morto affogando là dentro e io ho pianto quel giorno. Il giorno che sono stato più felice è stato quando ho visto due barche che ci venivano incontro per aiutarci. Poi ho visto la bandiera italiana. Ero felicissimo, una gioia, perché sapevo di essere salvo. Quando ho avuto i documenti, ho iniziato a lavorare con una borsa lavoro in una pasticceria, sempre qua in Italia, a Caulonia. Con il Recosol sono riuscito a lavorare aiutando i rifugiati a integrarsi. Sono felice per questo, perché se uno scappa dalla guerra del Pakistan, Afghanistan o Nigeria che parla francese o inglese o altre lingue, facendo io il mediatore culturale, posso aiutarli nei loro bisogni. Realizzare un murales è stata una bella esperienza e difficile allo stesso tempo. Ho aiutato Emilio seguendolo anche nel suo studio, dove fa tatuaggi e altre opere. Che rapporto hai con i calabresi? Qui in Calabria è come per il resto del mondo. Ci sono buoni e cattivi. Uno che non conosci non puoi dire che sia cattivo. Se tu avevi la possibilità di ritornare al tuo paese, che tu ritorni? Sì, fra un po' torno da solo. Sharif, hai un spirito forte. Grazie, Nick. Dislocato. Ehi, Sharif, vieni qui. Hai dimenticato la tua borsa? La borsa. Grazie mille. Ciao, Sharif. Ciao, au revoir. Ciao, ciao. In Libya, across the Mediterranean from here, from these golden gray beaches, there's a war rages. People are dying violent deaths. The boat people arrive daily, 7,000 this year alone. 3,000 die every year. Their tiny boats capsized by the unforgiving sea. They reach the new America. This place, Calabria. Here in the coasts of the south where millions left to find new homes elsewhere. The great unsettled migrations of our age. To us,
The sea has always signaled danger, invasion. The Saracens, which pounded these coasts for hundreds of years, Vikings, Normans, we came from the distant sea and we will return to it. We left for foreign lands. We've always been travelers, like Ulysses, in constant motion. I want to go home. But where is home?